Ciao ragazze, allora sì, sono tornata con uno studio ancora diverso, mi rendo conto, questo periodo di trasloco da Amsterdam all'Italia per me è stato un casino, lo sapete, ma sono a Trieste, ce l'ho fatta, quindi da oggi in poi si ricomincia a filmare seriamente e la cosa non può che rendermi felicissima, spero siate felici anche voi, insomma, che mi chiedete sempre di fare più video, adesso ne farò tantissimi e poi non lamentatevi se ve ne arriva uno ogni giorno, quindi allora, prima e tra l'altro se notate, vabbè non c'è tanta luce oggi, però là dietro c'è l'alberello di Natale che ho messo per fare un po' di atmosfera natalizia che sapete che mi piace tanto, insomma, mi piace tanto il Natale, quindi giustamente minimo alberello dovevo metterlo. Allora, oggi il video, cioè Nicole, spiega che video vuoi fare, mi sto emozionando tantissimo come sempre. Allora, il video che farò oggi si chiama le 5, le 10, in realtà io ne metto 6, le 6 cose che non sopporto e quindi vi farò un elenco molto simpatico di cose che non sopporto seriamente e quindi iniziamo subito. Questo è un video tag che ho visto gironzolare su YouTube da un po' di tempo, devo dire, e mi è piaciuta come idea perché vi aiuta a conoscermi meglio, anche questa cosa vi aiuterà a conoscermi meglio, così a un incontro, magari agli incontri saprete cosa non fare, no? Sto scherzando. E quindi vi dirò le cose che mi danno più fastidio, le cose che proprio non sopporto. Numero 1, non sopporto chi mastica con la bocca aperta. È una cosa che vi giuro non riesco a tollerare fin da quando sono piccolina. Io sto sempre attenta quando mastico la gomma o mangio, cioè a non fare quella cosa fastidiosissima, cioè questo. Io vi giuro, mi dà fastidio anche in questo momento e lo sto facendo io, quindi è una cosa che non riesco proprio a tollerare, mi dà un fastidio terribile e quando vedo, vi giuro, io sono tremenda, lo so, me ne rendo conto, mea culpa, ma quando vedo qualcuno tipo che mastica la gomma così, io lo fisso e lo guardo malissimo fino a quando non smette di farlo. A volte, i malcapitati, a volte lo fanno ancora con più soddisfazione, cioè mi vedono lì tipo con il fumo che mi esce dalle narici e dalle orecchie e sono lì ancora più soddisfatti tipo... E io vi giuro mi imbestialisco tantissimo, non dico mai nulla però cioè ti fulmino con lo sguardo. Numero 2, e adesso mi direte hai le fisse, oddio adesso verrà fuori che sono una maniaca in questo video, ma numero 2 mi dà fastidio quando la gente mi tocca. E mi spiego meglio perché è detta così un po' strana, però mi dà fastidio quando tipo sui mezzi pubblici oppure quando parla la gente, anche quando parla, ecco questa è un'altra cosa che mi dà molto fastidio, quando qualcuno ti parla e magari io non ho molta confidenza con quella persona, continua a toccarti, cioè o ti mette la, ride, ti mette la mano sulla coscia, oppure ride, ti mette la mano sulla spalla, sulla spalla, io mi penso, ma che ti tocchi? Cioè ti sento, ti parlo, perché mi devi toccare? Non lo so, lasciami il mio spazio di 10 centimetri, non toccare la mia aura, cioè non lo so, è una cosa che non riesco a sopportare, e sui mezzi pubblici la stessa identica cosa, capisco quando l'autobus è pieno, dico vabbè, è pieno, nel senso stiamo tutti appiccicati come sardine, cosa che succede molto spesso almeno qua a Trieste, ma la cosa che non capisco è quando l'autobus è vuoto, è deserto e la gente mi si appiccica accanto, questa è una cosa che non riesco a sopportare, magari stanno al cellulare e con il gomito ti fanno così tutto il tempo, mi dà un fastidio terribile, basta, smettetela, cioè mi vedete nei mezzi pubblici? Statemi lontano, cioè nel senso mi dà proprio fastidio, e poi a volte mi capita che, ok, è vuoto l'autobus, ok, questo o questa... Cioè, la persona di turno mi si appiccica, ok, quindi io mi sposto, gentilmente, non dico niente, sto per le mie, sto là, tutta brava, tutta carina, mi sposto e questo si sposta e mi si riappiccica, cioè, una cosa che non sopporto, vi giuro, mamma mia. Comunque, ok, ho le fisse, mi sto rendendo conto, e siamo appena alla numero 2, ok. Numero 3, mi sono resa conto che le cose che vi dirò sono 5 e non 6, tra l'altro. Numero 3, perché me le sono scritte poi, ma non è stato difficile, devo dire, ne ho talmente tante di cose che mi danno fastidio, che forse farò la continuazione di questo video. Numero 3, io detesto sudare. Sudare è una cosa che non sopporto, ecco almeno qui non c'entrano le altre persone, almeno non sono così asociale, ma vi giuro che io non sopporto la sensazione di sudore che mi esce dalla pelle, lo so che fa bene, ti libera i pori, tutto quello che volete, io detesto le saune, odio sudare, odio il caldo e... È una cosa che veramente detesto fare attività fisica, mi ricordo anche a scuola, cioè le ore di ginnastica erano le peggiori, io non riesco a sopportare quella sensazione di
essere accaldati con tutto sto sudore che ti gocciola, è terribile e non mi piace vederlo nemmeno negli altri, cioè è una cosa che proprio ne non per niente. Il mio sport di sempre è stato il nuoto sincronizzato, perché almeno in acqua non sudi, tra virgolette, cioè sudi, ma ti rinfreschi istantaneamente, non senti il sudore, non esiste, e quindi l'unico sport che potrò praticare, mi rendo conto, per il resto della mia vita, dei miei giorni miseri su questa terra, sarà il nuoto. Fatto numero 4. Allora, tutti voi saprete che io detesto i ragni, lo so, non c'è nulla di nuovo, bla 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 bla, tutte le ragazze hanno questo problema, bla 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 bla. Ok, ma non è questo il mio problema maggiore, non è che io detesto i ragni, la cosa che più detesto dei ragni è una, e cioè io, esempio, vedo un ragno là, ok, devo ucciderlo, ok, questo è ovviamente, partiamo a priori, sì, lo so, non si dovrebbe fare, io non posso prenderli e portarli fuori, cioè mi vengono i brividi solo a pensarci, io lo devo ammazzare un ragno, ok? Mi dispiace, così devo essere sincera, io li uccido. E quindi, cioè, io vedo un ragno, ok, prima cosa a cui penso, ok, dammi una ciabatta, dammi un qualcosa per ammazzare sto ragno, ovviamente a mani nude io non li toccherei manco morta. Quindi prendo una ciabatta, il problema è che molto spesso questi maledetti, nel momento in cui tu ti giri, vai a cercare un oggetto sensato per ammazzarli, con cui ammazzarli, questi spariscono. Questa è la cosa che io più detesto, vi giuro, perché quando un ragno c'è e lo vedi, è sotto controllo, sai che c'è lì, tu lo guardi, ok, sta là, ok, non c'è problema, io sto qua, tu stai là, insomma, il problema c'è, però è minimo. Il problema è quando scompaiono e io mi ritrovo con la ciabatta in mano a guardare il punto in cui il ragno c'era e non c'è più, e lì sono veramente fregata perché non ho la minima idea di dove sia finito e sono terrorizzata. Comincio a sentire i brividi su tutto il corpo, mi guardo, penso di avercelo addosso perché penso che abbiano un sesto senso, si rendano conto che io stavo per ammazzarli, cioè sono messa male, mi rendo conto, e lì quella è la cosa che più detesto, vi giuro, che quando mi succede io non riesco più a starci in quella stanza, esco, non mi interessa se è in camera mia e ci devo dormire, non mi interessa, dormo sul divano, io non riesco a starci in un posto del genere se so che c'è un ragno evaso e non so dov'è. Fatto numero 5, questo credo sia comune un po' a tutti perché tra le mie amiche ne parlavamo, è premessa, commesse, non mi odiate, scusatemi, io vi voglio bene, c'è mia cugina che fa la commessa, però mi dispiace, so che dovete farlo, so che sono istruzioni che vi vengono date, però un'altra cosa che detesto è appena metto piede in un negozio, la commessa arriva, posso aiutarti? No, per il momento no, voglio solo dare un'occhiata. Quindi io rispondo, dico, cioè, lo so che sta facendo il suo lavoro, io gli dico no, devo solo dare un'occhiata. Il problema è che dopo 3 secondi te ne arriva un'altra dall'angolo nascosta, posso aiutarti? E io no, veramente, no. Cioè l'ho appena detto a lei, volevo guardare, però ancora non sono riuscita perché già ho parlato con due commesse. Fai 2 secondi, guardo un prodotto, ne arriva un'altra, posso aiutarti? Vuoi comprarlo? Vuoi che ti spieghi che cos'è? E io no, mamma mia, cioè, nel senso, se ho bisogno ve lo chiedo, perdonatemi, ma è una cosa che non riesco a sopportare, specialmente quando voglio farmi i cavoli miei e già so quello che devo comprare, c'ho la mia bella listina. Io sono una maniaca delle liste, quindi ho sempre le mie liste sul cellulare. Già so cosa devo fare, cosa devo prendere, cosa devo controllare. E voi continuate a venire lì a chiedermi se ho bisogno di aiuto. Quando io non ho bisogno di aiuto, mi dà veramente fastidio. E quindi basta. Prometto che video ansiosi del genere non ne farò più. No, forse sì. Se vi piacciono, insomma, fatemi sapere nei commenti assolutamente quali sono le 5 cose che voi proprio, proprio non sopportate. Voglio vedere nei commenti l'elenco delle 5 cose che non sopportate. Almeno, almeno ditemene una o due, mi raccomando. E poi voglio sapere anche se abbiamo qualcosina in comune, se ne abbiamo qualcosina, qualcuna in comune, quindi fatemi sapere tutto ciò. E vi prometto che comunque sono una persona molto amabile e buona e tollerante, nonostante in questo video non sembri. Quindi spero comunque che vi sia piaciuto questo video. Insomma, naturalmente era per farsi due risate, ma anche no, insomma, veramente queste cose mi danno proprio fastidio. E niente, questo è tutto. Bacio enorme, ciao, alla prossima!